fare. Intanto saluto e ringrazio tutti i presenti, sia i giornalisti sia i candidati sindaco a cui noi abbiamo rivolto le nostre richieste. In particolare ringrazio Enrico Musso, il quale è in arrivo di persona e quindi ci potrà rispondere poi appunto alle proposte che abbiamo fatto, e anche Marco Doria, il quale si scusa di non essere presente, ma avendo noi indetto una conferenza stampa abbastanza insomma in questi ultimi giorni, lui ha un'agenda molto fitta di impegni e questa mattina per tutta la giornata sarà impegnato in Val Bisagno per una serie di incontri già fissati e che non poteva assolutamente disdire. Marco Doria però ci ha mandato una risposta puntuale a tutti i punti che noi abbiamo sottoposto alla sua attenzione, sia all'attenzione appunto dei nostri candidati a sindaco. L'idea di fare queste proposte ci è venuta osservando anche l'andamento del voto che c'è stato a queste ultime elezioni amministrative. Il dato dell'astensione così alto, il successo della lista di Grillo, che sicuramente è un successo nazionale ma che a Genova non ha assolutamente fatto eccezione, ci ha dato dei messaggi. Insomma, ci ha confermato quello che noi denunciamo da tempo, ossia che è sempre più forte il distacco di chi ci amministra, di chi noi eleggiamo, dai cittadini. Progressivamente all'eletto viene data una delega che progressivamente viene spogliata di ogni potere da parte del cittadino. Noi possiamo dire una vera e propria delega in bianco a cui la sovranità popolare poco a poco abdica. È il motivo per cui noi abbiamo fatto alcune proposte che cercano di ristabilire in parte, in un primo momento, la forza e la capacità dei cittadini di essere partecipi della cosa pubblica e di essere in un certo modo di nuovo protagonisti. Questa sovranità popolare cancellata e sostituita dalla delega in bianco può avere dei correttivi. I primi correttivi che noi abbiamo individuato sono stati quelli di attivare gli strumenti di democrazia diretta. Molti hanno parlato genericamente di partecipazione, di apertura al dialogo con i cittadini. Ci sono gli strumenti previsti dallo Statuto del Comune di Genova per far sì che proposte da parte popolare vengano portate all'attenzione dei nostri eletti. Il problema è che mancano i regolamenti attuativi. Cosa sono i regolamenti attuativi? Sono quelle disposizioni che consentono di dare le regole, che sono la base della nostra democrazia, le regole perché il cittadino possa far contare la propria opinione e le proprie proposte. Le enunciazioni come scritte da statuto, per cui il Comune di Genova consente le delibere di iniziativa popolare, le interrogazioni, le petizioni e anche la consultazione referendaria, se non sono seguite da un regolamento che specifichi le modalità con cui il cittadino può davvero utilizzare questi strumenti, in realtà restano solo un'enunciazione sulla carta. Per quanto riguarda invece il referendum consultivo comunale, anche su questo noi abbiamo richiesto che venga fatta una modifica per agevolare e assicurare davvero la praticabilità dell'istituto referendario. Noi abbiamo già fatto un tentativo qui a Genova a proposito del parcheggio dell'Acqua Sola e ci siamo resi conto delle difficoltà di indire un referendum cittadino per come viene attualmente regolato. In particolare, se un cittadino vuole promuovere una consultazione referendaria, uno dei primi ostacoli sicuramente è la presenza degli autenticatori. Autenticatori che per esempio noi chiediamo che possano essere messi a disposizione gratuitamente e dal sindaco. Adesso
chi vuole deve per forza avere il favore di un consigliere comunale che per via di amicizie, insomma, di rapporti possa venire ai tavoli o detenticarci le firme. Insomma, non c'è una vera e propria certezza che questo possa succedere. Quindi spesso il cittadino deve rivolgersi ad esempio a cancellieri di tribunale che hanno tariffe piuttosto elevate. Quindi la raccolta firme compiuta con questi mezzi può diventare molto onerosa, insomma. Ha fatto anche proposte volte alla trasparenza e alle nomine per eliminare o per insomma, allontanare il più possibile i conflitti di interesse che ci possono essere tra la politica e le altre istituzioni cittadine. Ma per questo io passerei la parola a Valerio Federico, che è il membro di direzione di Radicali Italiani, oggi qui a Genova, presidente anche dell'Associazione Radicali Genova, che può illustrare meglio il seguito delle proposte. Grazie Marta. Ben detto a Marta, a Genova come in Italia i cittadini non sono rispettati nella loro funzione di controllori dell'amministrazione. E infatti tutte le nostre proposte sono proprio volte a rafforzare il ruolo dei cittadini e nello specifico il ruolo di controllo dei cittadini. Se i cittadini non conoscono, non possono controllare come vengono utilizzati i loro soldi e come venga dato seguito realmente al loro voto e alla loro scelta elettorale. Ben detto Marta Palazzi, noi abbiamo assistito anche in questa campagna elettorale a una serie di proclami generici che riguardano il rapporto tra cittadini e politica. Non abbiamo sentito delle proposte concrete, attuabili e attuabili da subito. Proposte al quale dire sì o al quale dire no, chiare per i cittadini, in modo tale che veramente loro possano fare delle scelte. E la nostra funzione è questa, noi abbiamo scelto di non presentarci a queste elezioni, ma come tradizione radicale noi facciamo politica anche al di fuori dei momenti elettorali e anche al di fuori dello scambio con la politica e con le istituzioni di ruoli e di poltrone. Quindi noi contrapponiamo a tante parole al vento delle proposte concrete. In merito a queste proposte concrete, noi intanto proponiamo che il Comune di Genova sia il primo grande comune in Italia ad attuare la grande riforma del bilancio consolidato. Guardate, il bilancio consolidato non è qualcosa di lontano dai cittadini e difficilmente da loro comprensibile. Il bilancio consolidato vuol dire una cosa molto semplice: tutte le attività interne ed esterne all'istituzione Comune di Genova devono rientrare nel bilancio dell'istituzione comune. Attualmente, se voi leggete il bilancio del Comune, non solo è leggibile, è poco leggibile perché non è accompagnato dalle adeguate spiegazioni e relazioni, ma è insufficiente a dare un'idea della situazione economica e finanziaria del Comune, perché non comprende i conti e quindi l'attività di tutte le società partecipate del Comune di Genova. Il Comune di Genova ha parecchie società partecipate che a loro volta partecipano ad altre società, per cui noi non conosciamo realmente come il Comune di Genova gestisce i soldi dei cittadini. Vogliamo conoscerli, vogliamo mettere i cittadini nella condizione di conoscerli. Col bilancio consolidato attiviamo l'unico strumento in grado di dare una complessiva situazione economico-finanziaria dell'istituzione comune. E siamo sorpresi che nessun partito ha proposto questo in questa città e in Italia. Siamo sorpresi che nessun grande comune italiano ha attivato il bilancio consolidato, nonostante sia previsto, seppur in modo facoltativo, dal testo unico degli enti locali, nonostante la Corte dei Conti ha più volte chiesto che questo strumento venisse adottato. Noi come radicali lo chiediamo e chiediamo ai candidati Musso e Doria di dire sì o di dire no. E in questo senso un sì e un no è sufficiente per dire se questa riforma verrà applicata. E voi conoscete i radicali sono capaci di rompere le scatole parecchio, sono capaci di mettere alle strette chi vincerà queste elezioni. Quindi l'impegno preso con i radicali e quindi preso con i cittadini sarà un impegno che dovrà essere rispettato. Poi noi proponiamo una serie di
misure di trasparenza e anche queste quindi di controllo per i cittadini in merito alle società partecipate. Noi diciamo delle cose semplici, se volete. Ogni società partecipata del comune deve avere un sito. Nel sito della società partecipata devono essere presenti non solo le cose che chiedono molti, e quindi le retribuzioni, che pure noi chiediamo, le retribuzioni degli amministratori, i curriculum vitae degli amministratori, ma noi chiediamo anche che siano presenti il bilancio, sempre, che siano presenti le relazioni che accompagnano il bilancio, le relazioni del collegio sindacale o dell'organo di controllo, le relazioni degli amministratori, sono documenti che devono essere presentati alla Camera di Commercio, che quindi un cittadino debba andare a sue spese, se vuole conoscere l'attività di queste società partecipate, a prendersi i documenti dalla Camera di Commercio. Questo accade in Italia ed è una vergogna. Io chiedo veramente ai cittadini liguri di essere in qualche modo indignati e poi di dar seguito a delle proposte concrete su questo. Noi diciamo che tutti questi documenti di contabili debbono essere disponibili sui siti. La relazione degli amministratori vuol dire anche che gli amministratori debbano, nel loro ruolo di controllori e gestori dell'attività di una partecipata, debbano indicare gli obiettivi chiari da qui a un anno, da qui a due anni. E se questi obiettivi non verranno rispettati, i cittadini devono essere in grado di verificare che questi obiettivi siano stati o meno rispettati e debbano essere in grado di chiedere a questi amministratori che vadano a casa perché non sono stati in grado di rispettare gli obiettivi. Vedete, le società partecipate non rientrano nella loro attività nelle limitazioni, nei vincoli che dà il patto di stabilità. Il risultato qual è stato? È stato che gli amministratori locali, visto che devono rispettare il patto di stabilità, e noi peraltro siamo perché si allenti e si riformi il patto di stabilità, ma perché devono rispettare il patto di stabilità? Cosa fanno? Una serie di altre attività le riversano sulle società partecipate, e da qui quindi gli scandali delle parentopoli, delle consulenze, delle assunzioni clientelari in queste società. Quindi noi chiediamo che tutte le attività delle società partecipate rientrino nel bilancio non solo contabile ma anche relazionale, diciamo, di informazione del Comune di Genova. Segnalo intanto che è arrivato il senatore Musso. Ecco, ringraziamo il candidato Musso di essere qua. Allora, altre proposte, altre cose che noi vogliamo che appaiano nei siti. Vogliamo anche che là dove è previsto ci sia lo statuto, sempre presente. Che là dove è previsto ci sia anche il contratto di servizio. Il contratto di servizio è lo strumento attraverso il quale gli amministratori locali determinano le condizioni del servizio che verrà dato ai cittadini. I cittadini non possono non avere la possibilità di vedere il contratto di servizio. Allora voi capite che non possono vedere i documenti contabili, non possono vedere il contratto di servizio, là dove c'è non vedono lo statuto, spesso non c'è il bilancio. Beh, ditemi voi se i cittadini possono controllare l'attività di queste società e soprattutto se hanno un'idea che queste società vengono gestite attraverso i loro amministratori con i loro soldi. Vi faccio qualche esempio, e queste sono cose che si possono verificare con facilità. La finanziaria Sviluppo Utilities, che per chi non lo sa è quella che è controllata a metà dal Comune di Genova, ma è quella che controlla il 36% di IREN, nel suo sito ha l'ultimo bilancio disponibile, è relativo al 2006. Ma io non so se qua ci rendiamo conto, cioè uno degli strumenti più importanti gestiti dalla politica genovese non ci dice quali sono i suoi conti. Non ci sono documenti contabili di cui vi ho parlato, la nota integrativa, le relazioni degli amministratori, le relazioni del collegio sindacale, non ci sono i curriculum vitae degli amministratori. AMT non ha il bilancio nel suo sito e non ha tutti questi documenti contabili. Le farmacie genovesi SPA, e su questo vi diamo appuntamento a una nuova conferenza stampa che faremo, perché che una istituzione debba controllare
delle farmacie è un qualcosa che non è solo illiberale, ma è un qualcosa che sarebbe incomprensibile in qualunque paese del mondo. Ma comunque, in questo sito non c'è nulla, cioè per la verità non c'è il sito. Per quanto riguarda Sviluppo Genova SPA, non è presente il bilancio, non ci sono i documenti contabili, non ci sono i curriculum degli amministratori. Azienda dei servizi funebri, anche l'azienda dei servizi funebri ha un bilancio e chi lo può vedere? Non è che questi documenti sono disponibili nel sito del comune, non sono disponibili neanche nel sito del comune. Quindi voi capite che c'è l'impossibilità per i cittadini di controllare queste attività. E come vi ho detto, per via dell'assenza delle limitazioni del bilancio dei controlli reali e del patto di stabilità, è del tutto evidente che in queste società ci sono sprechi, ci sono politiche clientelari di tutti i generi. L'ultima cosa che proponiamo, divisa in due parti, sono quelle che noi riteniamo debbano essere delle incompatibilità perché potenzialmente presenti dei conflitti di interesse. Allora, quando noi parliamo di conflitti di interesse in questo Paese, prima di tutto noi radicali parliamo di conflitti di interesse, non di conflitto di interesse. L'idea che l'unico conflitto di interesse in questo Paese sia quello di Berlusconi negli ultimi anni è un'idiozia ed è una scusa dei partiti per non intervenire su altri importanti conflitti di interesse. Bene, noi diciamo che chi ha degli incarichi dirigenziali in banche o fondazioni bancarie non può nello stesso tempo avere incarichi dirigenziali in imprese pubbliche. Certo, anche in imprese private, ma intanto occupiamoci delle imprese pubbliche. È evidente il conflitto di interesse tra finanza e politica, tra chi gestisce il credito e chi ne può usufruire. Eppure in questo Paese questa è qualcosa di quasi, come dire, sconosciuto. Quasi ci si sorprende che i radicali propongano una cosa che è del tutto evidente. E in più proponiamo che non ci sia un cumulo di cariche tra, per esempio, diverse società partecipate. Voi lo sapete, i partiti che cosa fanno? Magari non mettono il consigliere comunale nel consiglio di amministrazione di una società partecipata di quel comune, ma magari lo mettono in una società partecipata della provincia. E no. Noi chiediamo che, se viene scelta una persona in una società partecipata, si occupi, visto che generalmente è un altro lavoro, si occupi comunque di quella società partecipata e non abbia né un ruolo diretto nelle istituzioni, perché noi crediamo nella separazione tra controllore e controllato, e né che abbia un ruolo in una banca e che quindi possa potenzialmente influenzare il credito. Parlo di potenziali conflitti di interesse, perché solo in Italia si parla di un conflitto di interesse dove si verifica veramente il risultato effettivo. Il conflitto di interesse esiste se è potenziale, come nei paesi anglosassoni. Per cui se potenzialmente c'è un conflitto di interesse, quel cumulo di cariche deve essere vietato, punto. Quindi abbiamo una serie di proposte, ripeto, da subito attuabili. Ci sono gli strumenti legislativi e c'è la capacità del comune da subito di rispondere a queste esigenze dei cittadini. Noi siamo a fianco dei cittadini, non chiediamo nulla in cambio. Naturalmente, se il candidato Musso o il candidato Doria, vincendo, ci vorranno affidare la maggior parte degli assessorati, noi li accetteremo a differenza di altri, perché noi riteniamo di essere un partito di governo, riteniamo di essere nelle condizioni, in termini di competenza e di esperienza, di amministrare questa città. Se non l'amministreremo, non preoccupatevi, il candidato Musso, il candidato Doria ci avranno sempre dietro, ci avranno dietro, davanti, di fianco, potranno usufruire della nostra collaborazione su proposte che non sono state fatte da altri. Così come decine di altre proposte che abbiamo, ma visto che si tratta di una conferenza stampa, per queste proposte chiudo qui. Adesso credo che daremo poi anche da una parte lettura della risposta del candidato Doria e dall'altra parte diamo naturalmente la possibilità al candidato Musso, se vuole replicare, anche perché stiamo registrando per Radio Radicale, alle nostre proposte.
Infatti, io come all'inizio ho detto, entrambi i candidati sindaco hanno deciso di rispondere appunto alle nostre proposte. Il senatore Musso qua presente e anche Marco Doria con una risposta scritta. Io a questo punto inviterei il senatore Musso, se vuole, di accomodarsi e dare la sua risposta. Prego. Vogliamo ricordare che noi abbiamo mandato ieri pomeriggio ai due candidati le proposte. Avete bruciato la notizia sugli assessori radicali. Però noi vogliamo la maggioranza assoluta. No? Appunto, era quello. Adesso sarò costretto a ripensare l'assetto della giunta. Bene, innanzitutto buongiorno, grazie dell'invito, grazie delle proposte che come al solito sono stimolanti e devo dire vanno assolutamente nel senso delle cose che noi abbiamo scritto sul programma che abbiamo presentato ormai quasi un anno fa online. E che in alcuni punti sono proprio, si sovrappongono perfettamente. Ma veniamo direttamente alle vostre proposte, poi se mi consentite anche due commenti, come dire, complessivi rispetto al senso di queste proposte nel programma nel suo insieme. Intanto sono fondamentalmente cinque. La prima, si parla dell'emanazione dei regolamenti attuativi relativi agli strumenti di democrazia diretta, istanze, petizioni eccetera previsti dal comma 9 articolo 21 dello statuto del comune di Genova. Io non soltanto sono d'accordo e quindi sono favorevole per dare il massimo potere diciamo anche ispettivo, anche direttamente ai cittadini, e questo si comincia a dare proprio attraverso la messa online e la trasparenza assoluta di tutto quello che riguarda l'azione amministrativa, ma approfitto di questo punto per lamentare il fatto che spesso gli strumenti che in Parlamento si chiamerebbero di sindacato ispettivo in mano agli stessi consiglieri di opposizione sono armi assolutamente spuntate, nel senso che molte volte alle interrogazioni, normalmente alle più scomode, non viene data risposta nei termini prescritti, allora devono essere reiterate e vengono reiterate molte volte e magari restano senza risposta per tutto il mandato del Consiglio Comunale, esattamente come in Parlamento le interrogazioni più scomode restano senza risposta per tutta la legislatura. Tanto per fare un esempio concreto, io ricordo di aver reiterato forse 10 o 15 volte una interrogazione molto articolata sul patrimonio edilizio e patrimonio immobiliare del Comune di Genova, non parlo degli alloggi popolari, parlo del patrimonio di interesse commerciale, che cos'era, quali edifici erano, come venivano impiegati e che reddito producevano, senza mai ricevere risposte finché non l'ho ricevuta direttamente da un quotidiano cittadino che attraverso i suoi canali, peraltro del tutto lodevolmente, ha fatto vedere che gran parte di questi, insomma che una parte significativa di questi immobili erano per esempio negozi nelle vie dello shopping che venivano locati a canoni irrisori di poche decine di euro, introducendo peraltro così anche una pesante distorsione alla concorrenza rispetto a quello che aveva il negozio vicino, che magari pagava un affitto che era 100 volte tanto a un proprietario privato che faceva giustamente i suoi affari. Quindi assolutamente d'accordo per realizzare tutto quello che è già peraltro nello statuto del Comune di Genova dal punto di vista di tutte le possibilità che vanno dalla semplice istanza fino alla interrogazione popolare, poi si parla anche del referendum, ma ne parlate nel punto successivo per quanto riguarda i singoli cittadini, ma approfitterei dell'occasione per dire guardate che nel nostro programma c'è anche un ripensamento del sindacato ispettivo in generale, dei poteri dei consiglieri, e si parla di un vero e proprio statuto delle opposizioni. Ecco, per conto mio, per esempio, sarebbe importante che il Presidente del Consiglio Comunale fosse un esponente dell'opposizione, perché vorremmo che avesse una capacità di indirizzo del Consiglio stesso verso appunto la possibilità dei consiglieri di svolgere il loro ruolo nei confronti dell'operato della Giunta, perché poi sappiamo che in concreto, al di là della trasparenza informativa che oggi non c'è, è purtroppo
un po' complicato che il cittadino, che normalmente ha un lavoro, ha poco tempo libero e ha tanti problemi, vada a infilarsi nei meandri della burocrazia comunale per capire come vengono eventualmente mal utilizzati i suoi quattrini o mal tutelati i suoi interessi. Seconda proposta, modificare in senso non restrittivo l'attuale regolamento relativo ai referendum consultivi comunali. Io non avevo infatti intenzione di modificare la possibilità del referendum, mi permettevo, e quindi certamente di non restringerla, mi permettevo anche di considerare, ho parlato espressamente nel mio programma di forme di democracy e di forme di consultazione, anche avvalendosi delle tecnologie infotelematiche, in maniera tale da riuscire, al di là del referendum vero e proprio, che come sappiamo ha dei costi e che al di là delle normative poi concretamente può essere realizzato pochissime volte perché non ci sono le risorse per farlo e così via, ma invece se ci fosse uno strumento di consultazione basato appunto su tecnologie telematiche che consenta per decisioni anche di minore portata di quelle che normalmente vengono assoggettate ai referendum di avere una reale informazione sull'orientamento delle persone, dei cittadini interessati, spesso si tratta magari di misure che riguardano solo un quartiere, una strada e cose di questo genere, credo che sarebbe molto utile che noi ci dotassimo di questo strumento, diciamo, di democracy, sia dal punto di vista della formazione della decisione, sia dal punto di vista della verifica della sua efficacia. Quindi anche per controllare il gradimento di certi indirizzi assunti o di certe decisioni prese, magari anche di piccola portata. Per quanto riguarda la terza proposta, attivazione di misure di trasparenza volte atte a responsabilizzare l'amministratore locale nei confronti dei cittadini, a partire da rendere disponibile anche online il bilancio consolidato del Comune di Genova. Io sono naturalmente d'accordo, nel programma si parla molto generosamente, forse troppo generosamente da parte mia, di mettere tutto online, nel senso di mettere online naturalmente lo statuto, naturalmente i contratti di servizio, come sentivo dire adesso, naturalmente il bilancio del comune e il bilancio delle aziende, inclusi i bilanci di verifica, senza di che è impossibile andare a vedere come stanno andando davvero le aziende. E vi posso dire che il tema della possibilità di, della trasparenza rispetto a quanto succede nelle aziende, nuovamente è un tema non soltanto impossibile per i cittadini, ma difficile anche per i consiglieri comunali, perché spesso ci viene opposto che le aziende, ancorché magari interamente di proprietà del Comune di Genova, non essendo il Comune di Genova, non sono oggetto del potere ispettivo dei consiglieri comunali, il che con ogni evidenza è una bufala totale, cioè noi non possiamo sapere anche qui quando capita, quando va bene, da qualche giornalista particolarmente diligente, bravo, o che magari ha qualche amico all'interno dell'azienda, le magagne di un'azienda interamente del Comune di Genova che vengono tenute nascoste persino ai consiglieri comunali che cercano di indagare su di esse. Vi garantisco che in questo mandato consigliare più volte mi è capitato di richiedere bilanci di aziende o di fondazioni del Comune di Genova senza riceverli, ricevendo magari dei foglietti di una paginetta con due numeri messi in colonna, ma vi giuro è andata così, è capitato per l'AMIO, è capitato per l'AMIO era capitato per il piano industriale, che comunque mi sembra un documento di rilevanza almeno pari a quella del bilancio, per la Fondazione Ducale, che peraltro non è la realtà su cui, come avete avuto occasione di sentire più volte, non è una realtà su cui io concentri particolari critiche, perché penso che sia uno dei soggetti che si sono comportati meglio nella galassia comune in questi anni, e tuttavia le volte che ho chiesto il bilancio ho avuto dei foglietti con quattro numeri messi in colonna che nulla avevano a che fare con il bilancio. I piani industriali, quindi, oltre ai bilanci, gli emolumenti degli assessori, gli emolumenti dei dirigenti, i potenziali conflitti di interesse, tutte queste cose dovrebbero essere ben note. E parlando di conflitti di interesse, si parla sostanzialmente, arriviamo ai punti 4 e 5, alle vostre proposte numero 4 e 5, per quanto riguarda in particolare la questione 4, nomina d'assessore di persone, cioè l'incompatibilità fra assessore e consigliere di amministrazione di indirizzo o ruolo dirigenziale in banche, fondazioni bancarie, imprese partecipate da comuni, province, regioni e ministeri, e per i consiglieri invece incompatibilità col CDA
e ruoli dirigenziali di qualunque impresa partecipata. Allora, qui sono quasi d'accordo, ho solo una piccola riflessione che mi porta ad avere una piccola riserva su un punto, ma poi lo dico, ma in generale il fatto che non vi siano possibili conflitti di interesse e laddove vi possano essere alla lontana delle possibilità che si creino in futuro di creare almeno tutto l'assetto informativo tale da rendere le persone giudicabili, diciamo, dagli elettori e anche dai loro rappresentanti, cioè dai consiglieri comunali, mi pare essenziale. Noi abbiamo visto in questa campagna elettorale due dei tre candidati principali che erano consiglieri di amministrazione o consiglieri di indirizzo delle due principali fondazioni bancarie che operano in città. Ora, questo obiettivamente non è gradevole, soprattutto per il terzo dei tre candidati principali che ero io, per cui mi è capitato improvvisamente che persone che mi avevano assolutamente garantito il loro sostegno e anche l'esternazione del loro sostegno, improvvisamente hanno esternato il loro sostegno a uno degli altri due candidati in modi che ritengo essere stati influenzati o poter essere stati influenzati anche da questo. Non sto parlando invece di Don Farinella, il quale non mi aveva mai promesso il suo sostegno, ma che tuttavia ha dato il suo sostegno al candidato Doria e poi è uscito fuori che i concerti, peraltro pregevoli concerti della sua parrocchia di Sant'Orpete, sono finanziati dalla Compagnia di San Paolo, nel cui consiglio di indirizzo Doria sedeva fino a poche settimane or suo. Adesso, al di là del piccolo spunto polemico che Don Farinella, nella sua infinita cultura e anche nella sua cristiana propensione al perdono, certamente mi concederà, io credo che comunque il fatto che non ci siano fra gli assessori e i consiglieri persone che in qualche modo sono in grado di controllare l'erogazione del credito sia assolutamente fondamentale. Tutte le cose in realtà che voi scrivete nel vostro punto 4, che non sto a ripetere, l'avrete certamente già presentato voi, mi vanno bene, tranne ho qualche perplessità, non nello spirito e nel principio, ma nella concreta applicabilità relativamente a ruoli dirigenziali, se riferiti soprattutto a ministeri, cioè se noi parliamo di realtà in qualche modo controllate da ministeri, penso, non so, a forze dell'ordine o forze armate, poste, università, non lo so, non vorrei che adesso, per affermare il principio con assoluta chiarezza, come io certamente voglio fare, dessimo dei paletti troppo stretti che poi nel concreto si rivelano, diciamo, ottenere anche degli effetti collaterali ingiusti, magari iniqui nei confronti di singole persone, a maggior ragione se si tratta di consiglieri, di semplici consiglieri comunali. Ecco. Ma non so, qui vedo per i consiglieri esclusione della possibilità, e a maggior ragione per gli assessori, di essere nominati nel CDA o in ruoli dirigenziali di qualunque impresa partecipata da comuni, non c'è alcun dubbio, province e regioni per il discorso di quelle incrociate ha senso, però anche ministeri e poi assessori incompatibile col ruolo dirigenziale di banche, fondazioni bancarie, imprese partecipate da comuni, nessun dubbio, province, regioni e ministeri. Allora, il mio problema è se una persona è, adesso non mi viene l'esempio, però diciamo, se una persona viene eletto consigliere e ha una posizione, che ne so, nella polizia o nell'esercito o in università, non parlo di docenti ma di carriera amministrativa, e gli matura una posizione dirigenziale, non deve rinunciarci perché che c'entra obiettivamente il fatto che uno diventi colonnello magari per anzianità con il fatto che sia stato eletto consigliere comunale, non so, non mi sono pensato l'esempio concreto, però ho solo una riserva a dire attenzione che il principio mi va certamente bene, non vorrei che nel concreto una cosa che magari adesso non mi viene neanche in mente stessimo obiettivamente commettendo un'ingiustizia nei confronti di qualcuno. Credo che questa parte relativa a ruoli dirigenziali, in particolare per quanto riguarda amministrazioni dello Stato, potrebbe essere derubricata da una incompatibilità a una comunicazione, a una trasparenza. Sappiate che il tale è un dirigente dell'università, oppure noi abbiamo un dirigente delle Poste, per esempio, tanto per dire, fra i nostri consiglieri eletti, non lo so, adesso lo è già dirigente, però insomma un minimo mi parrebbe una cosa da prevedere. Ecco, per le nomine spettanti al Comune di Genova non vengano indicate persone presenti nei CDA, siamo alla proposta numero 5, un ruolo dirigenziale di banche, fondazioni bancarie, imprese partecipate da soggetti pubblici, siamo sostanzialmente alle stesse cose che dicevo relativamente al punto
4. Vorrei dire soltanto un'ultima cosa, perché le altre le ho già dette, che noi abbiamo anche deciso di adottare, credo che abbiate tutti sentito parlare della carta di Pisa, che in realtà è un protocollo del Consiglio d'Europa relativamente alla trasparenza dell'azione di amministrazioni pubbliche locali, che è stato adottato dal sindaco di Pisa Filippeschi, il quale l'ha chiamata Carta di Pisa. Noi abbiamo deciso di adottarla, addirittura rendendola in qualche punto ancora più stringente, soprattutto dal punto di vista di chi effettua la verifica sulla effettiva rispetto degli articoli della Carta. Se sarò sindaco la chiameremo Carta di Genova, ovviamente, perché chiamarla Carta di Pisa non avrebbe molto senso. Comunque, per chi conosce quel documento, sappia che si tratta di questo e che l'aspetto importante di quel documento è che, al di là del ribadire il rispetto delle leggi, che può essere considerato ridondante, fissa, come dire, alza un po' l'asticella su molte questioni che, quando vengono scoperte, si dice sempre: ma tanto non sono reato, ma bene alla politica non fanno, le raccomandazioni, i regali costosi e cose di questo genere. Quando un amministratore riceve un regalo costoso, se non si riesce a trovare la contropartita, no? Tipo un appartamento, per dire, se non si riesce a trovare la contropartita che il politico ha fatto a chi gli ha fatto il regalo, è una cosa lecita, e quindi siamo costretti a non fare niente. Perché, allora, io credo che sia giusto estirpare alla radice la tentazione e quindi dire: il politico si impegna a non ricevere regali al di sopra dei 200 euro, mi pare che abbiamo scritto, addirittura dei 100. Comunque, diciamo che non ci stanno né gli appartamenti, né le barche, né i cavalli, né i Rolex, né altro. E allo stesso modo si impegna a restare fuori dal sistema delle raccomandazioni attive e passive, che periodicamente salta fuori la lettera di raccomandazione del politico, il politico viene intervistato dalla trasmissione di turno e dice: ma la raccomandazione non è un reato. È vero, è proprio perché non è un reato, noi ci impegniamo per iscritto a non farle e a non accettarle. Mi direte: è un minimo sindacale? Secondo noi sì, ma evidentemente questa non è una posizione del tutto condivisa. Ecco, io credo che questi siano fondamentalmente, la mia risposta è quindi integralmente positiva, salvo le limature su aspetti assolutamente marginali. Io sono orgogliosamente anche iscritto al Partito Radicale, anche se quest'anno temo di non aver pagato la tessera, ma ci penserà la senatrice Poretti, verrà a farmi da, quindi sono moroso, e così i giornali che diciamo ironizzano sempre sulla mia scarsa indipendenza dai partiti potranno dire che sono iscritto anche al Partito Radicale, con lo stesso spirito con cui sono iscritto al Partito Liberale. Naturalmente, cioè, a questa conferma di iscrizione di una vicinanza è costosa. No, il candidato può dare seguito perfino immediatamente se vuole. Quindi, purtroppo sono senza contratti. Non ci sono problemi. Vabbè. Le faccio una domanda scottante. Sì, me lo dica. Sull'Equasola, che è la battaglia che ha impegnato noi radicali qualche tempo per parecchio. Sa che per chiudere definitivamente la faccenda bisogna revocare la concessione che il comune comunque ha dato, nonostante ci sia in corso il processo, il procedimento. Lei cosa intende fare? Perché l'ho sentita al dibattito parlare di obbligazioni di scopo, quindi anche di proporre tutto sommato alla città che, se ci fosse un onere talmente così gravoso che le casse comunali non possano sostenerlo, si può forse appellarsi ai cittadini e chiedere cosa vogliono fare per ripianare l'eventuale penale. Sì, dunque, nel dibattito ho parlato di obbligazioni di scopo relativamente a un'opera da realizzare in via prioritaria, che è lo scolmatore del Ferreggiano. Piccolissima parentesi, che era già iniziata quest'opera 20 anni fa, poi è stata interrotta per vicissitudini varie, principalmente di carattere giudiziario, ma poi l'opera era necessaria e, benché ci fossero all'epoca i finanziamenti, non è mai stata completata. Oggi i finanziamenti non esistono più e così via. Allora, siccome la posizione spesso espressa è cioè, sì, servirebbe, ma si può fare solo con soldi nazionali che oggi non ci sono, io relativamente a quell'opera, e vale anche come principio generale, quando una cosa è assolutamente prioritaria si può anche ricorrere a obbligazioni di scopo, che, sottolineo, perché qualcuno che ha ascoltato il dibattito poi mi ha chiesto e non lo sapeva, non sono tasse, sono obbligazioni, per cui se uno vuole le sottoscrive, invece di sottoscrivere dei titoli di Stato, se per esempio l'ipotesi alternativa che aveva in testa era quella, e se no no. Ma comunque questo è uno strumento diciamo di finanziamento di opere pubbliche essenziali. In astratto io non ho niente contrario a che l'obbligazione di scopo venga
venga utilizzata per qualunque situazione in cui può essere utile procurarsi delle risorse per realizzare un'opera che serve al comune. Devo dire che sulla vicenda dell'acqua sola abbiamo visto in questi anni un piccolo compendio di cosa è stata capace questa amministrazione e in generale questo sistema di partiti che ha governato in questi anni a Genova, perché ha fatto una cosa, ha fatto il suo contrario, ha provato una cosa, si è opposta, alla fine noi non abbiamo il parcheggio, non abbiamo ancora il parcheggio, non abbiamo più il parco perché per chi ci è andato lo ha visto totalmente distrutto e probabilmente perché dovremo pagare anche una penale. Allora, io le confesso, dal punto di vista giuridico non sono in grado di dire come vada a finire e se il comune dovrà pagare una penale. Se dovrà pagare una penale, dovrà pagare una penale, perché le sentenze andranno rispettate e quindi vedremo se nelle pieghe del bilancio ci saranno i soldi per pagare questa penale o se dovremo indebitarci per pagare questa penale. Però scinderei le due questioni, cioè qui si tratta di un conto prevedere uno strumento di finanziamento per realizzare delle opere essenziali e sono d'accordo perché si faccia, credo che sia una risposta concreta che l'altro candidato non ha mai dato sul dove trovare i soldi per fare le opere. E un'altra cosa è se da questa vicenda di pessima amministrazione si è accavallata anche su più giunte, ma sempre di questi partiti qui che oggi si candidano a continuare al governo della città, se su questa vicenda alla fine scaturirà anche un danno economico per il comune che deve pagare una penale, oltre a non avere più il parco nelle condizioni che c'era una volta e non avere il parcheggio per le note vicende, insomma. Grazie. Scusate la lunghezza, ma ormai l'ha fatto. L'eventuale atto di revoca della concessione lo faresti o aspetteresti la conclusione della vicenda giudiziaria? Adesso consentimi di rivedere un attimo tutto il dossier, anche perché sono 6 mesi che non ne parliamo più. In linea di massima aspetterei che si concluda la vicenda giudiziaria, però davvero su questo mi avvarrò di una formula che è stata molto usata in questa campagna elettorale e mai da me, cioè quella: studierò il dossier e poi assumerò una posizione. Grazie. Mi sono giocato anch'io questo jolly, era tutta la campagna che volevo dire, questa me la studio. Bene, grazie. Ringraziamo allora Enrico Musso. Sì, grazie al candidato Musso. Solo una notizia ai media ancora presenti. Sul bilancio consolidato i radicali hanno appena depositato una proposta di legge che lo richiede come obbligatorio per tutti gli enti locali, una proposta di legge a prima firma Marco Beltrandi. Questa è una notizia importante. L'altra precisazione: qualunque dato noi chiediamo venga reso disponibile nei siti debba essere disponibile in formato aperto. Questa è un'altra precisazione importante. Adesso Marta Palazzi, segretaria di Radicali Genova, darà lettura della risposta che questa mattina ci è giunta dal candidato Marco Doria. Allora, risposta di Marco Doria. Non posso essere presente all'incontro avendone avuto notizia solo oggi, mercoledì 16 maggio, quando da giorni era in programma un itinerario di incontri in Val Bisagno coinvolgente molte persone cui, per ragioni di educazione, non potevo rinunciare. Desidero in ogni caso, in forma scritta, intervenire in merito alle questioni da voi sollevate. Debbo anzitutto premettere che il tema di una reale democrazia e di una larga partecipazione dei cittadini alla vita delle istituzioni è centrale nella mia visione della società e anche nel programma che ho sottoposto all'attenzione degli elettori. Sul punto 1, l'emanazione di regolamenti attuativi dell'articolo 21 dello Statuto del Comune di Genova sarà immediatamente considerata. Sul punto 2, mi impegno a prendere in esame il regolamento per valutarne l'adeguatezza e procedere, nel caso, alle necessarie modifiche. Sul punto 3, pieno accordo. Sul punto 4... Ricordiamo che il punto 3 era quello del bilancio consolidato, mentre i primi due punti, quelli relativi a democrazia diretta e referendum. Sul punto 4, quello sulle nomine. Per la nomina ad assessore mi pare sia meglio precisare i criteri di esclusione. Così come formulata, la proposta sembrerebbe escludere dalla possibilità di nomina un dirigente di banca e non invece un avvocato, e in questo in sé non mi pare motivato. Assolutamente d'accordo invece sul non nominare in giunta persone che ricoprono ruoli che potrebbero proporre situazioni di conflitto di interessi.
Ritengo che i consiglieri comunali debbano svolgere il loro compito di consiglieri comunali. Non riterrei però di escludere a priori che consiglieri comunali di maggioranza e di opposizione possano essere presenti nel CDA di una società partecipata dal Comune, al fine di garantire un eventuale controllo democratico lasciando ai dirigenti della società i compiti più strettamente manageriali. Sento anche infatti la necessità di disporre di strumenti di effettivo controllo sulle società pubbliche e sulle loro politiche, ad esempio per la gestione di risorse finanziarie vorrei che si evitassero investimenti in derivati o un management assolutamente indipendente puntasse su una politica di alte retribuzioni del management stesso, come spesso è avvenuto. In questo senso, una riflessione su un CDA capace di controllare e di riportare tutte le informazioni all'assemblea elettiva mi pare doverosa. Sul punto 5, anche in questo caso mi pare sia da meglio precisare la proposta. Evitare conflitti di interesse è fondamentale. Non vedo però perché un amministratore o dirigente di banca, se preparato, competente e onesto, non debba essere indicato dal Comune nel CDA di una fondazione che si occupa, ad esempio, di sostegno a minori in difficoltà, mentre non si escluderebbe la nomina di un libero professionista o di un amministratore, dirigente di impresa industriale o marittima industriale. In conclusione, mi sembra di capire lo spirito dell'indicazione, ma mi lascia dubbioso questa specificazione delle incompatibilità. Cordiali saluti, Marco Doria. Io su questo mi limito a fare un piccolissimo commento mentre salutiamo il candidato Musso e lo ringraziamo ancora. Intanto noi ringraziamo anche il candidato Doria perché seriamente ha preso in considerazione le nostre proposte e ha replicato. E quello che è evidentemente, quello che rimane un dissenso col candidato Doria è che noi riteniamo che invece ci sia potenzialmente un evidente conflitto di interesse tra gli strumenti finanziari, tra le banche e qualunque società partecipata che potrebbe usufruire del credito. Quindi noi ribadiamo che tra banche e società partecipate esiste un potenziale conflitto di interesse, così come tra banche e anche fondazioni che si occupano del no profit. Io voglio ricordare che anche nel campo del no profit si deve garantire una concorrenza tra pubblico e privato. E questo come potrebbe essere garantito nel momento che chi occupa ruoli di vertice in una banca nello stesso tempo si occupa di gestire una fondazione che magari riceve finanziamenti dalla stessa banca. Ultimo punto dove non siamo naturalmente in accordo col candidato Doria è che lui non vede un potenziale conflitto di interesse tra consiglieri e presenza di questi consiglieri nel CDA delle società partecipate, perché lui ritiene che la separazione tra gestione effettiva e controllo debba evidentemente avvenire all'interno della società partecipata, quindi la distinzione tra consiglio di amministrazione e chi poi dirige la società. Noi riteniamo un'altra cosa, noi riteniamo che la separazione ci deve essere tra la società tout court e l'istituzione, perché naturalmente se un consigliere fa parte del CDA di una società partecipata, tendenzialmente non opererà la sua azione di controllo e non criticherà l'eventuale malgoverno di quella società. Oltretutto, essendo questo consigliere probabilmente legato ad altri consiglieri, verosimilmente questi altri consiglieri non criticheranno l'eventuale malgoverno e malamministrazione di questo consigliere. Quindi noi riteniamo che la separazione deve essere netta tra la società controllata dal comune e il comune, quindi tra controllore e controllato. Benissimo. Allora ringraziamo tutti i partecipanti, grazie a Valerio Federico, membro di direzione di Radicali Italiani e a Marta Palazzi, segretaria di Radicali Genova. Grazie.